Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli e care sorelle, ben trovati qui su Maria Vision per la nostra 32esima puntata, 32esima giornata per la preparazione alla consacrazione a Gesù Cristo per mezzo di Maria. Ormai siamo agli ultimi 2 giorni, oggi e domani, in cui proprio concludiamo questa preparazione per poi poterci consacrare pieni di gioia, pieni di speranza, pieni di aspettative dolcissime per il cielo già qui sulla terra. Allora, in questi ultimi giorni, siamo in questa settimana, quest'ultima settimana in cui stiamo conoscendo meglio Gesù insieme con Maria. Ieri vi ho dato questo bellissimo compito di vivere proprio l'annunciazione, l'incarnazione di Gesù nel grembo di Maria e di metterci proprio in questo grembo, ricordarci di stare in questo grembo attraverso il quale Gesù vuole nascere anche in noi. Quindi Maria ci aiuta proprio a vivere in pienezza questa incarnazione di Gesù. Lei ha preso veramente sul serio questo suo impegno di esserci madre, questo impegno che ha preso ai piedi della croce, dove Gesù con le sue ultime volontà ha detto: ecco tuo figlio, ecco tua madre, al discepolo prediletto. Così noi proprio lì, in quel mistero d'amore che è proprio ai piedi di Gesù crocifisso, siamo stati affidati a Maria, proprio per poter fare insieme con Maria lo stesso percorso che ha fatto Gesù incarnandosi, no? In quel grembo. E stiamo anche vedendo quelle che sono le pratiche che ci aiutano a vivere in pienezza questa devozione. Ieri abbiamo parlato proprio un pochino dell'Ave Maria. Ovviamente vi invito anche ad ascoltare le altre catechesi, le cose che abbiamo anche scritto, detto, per esempio nel rosetto di Maria Santissima, il segreto di Maria. Insomma, trovate sempre su YouTube, nella playlist di Maria Vision, tanti approfondimenti sul rosario, sulla la preghiera prediletta del cielo. Infatti di questo che oggi brevemente San Luigi ci parla in questa nostra dirittura d'arrivo, proprio per iniziare questo nuovo cammino insieme come consacrati a Gesù Cristo per mezzo di Maria. E dà proprio un'importanza straordinaria al Santo Rosario e quindi all'Ave Maria, ieri dicevamo. E c'è il beato Alano de la Roche, che ha scritto un bellissimo libro proprio sulla dignità del rosario. Dice così: sappi, figlio mio, la Madonna che parla al beato Alano. E dice: sappi, figlio mio, e fallo conoscere a tutti, che un segno probabile di prossima dannazione eterna sta nell'avere avversione o nell'essere indifferenti o negligenti nella recita del saluto angelico che ha salvato il mondo intero. Queste, dice San Luigi, sono parole consolanti e terribili allo stesso tempo. Si esiterebbe a crederle se non fossero garantite da questo sant'uomo e da San Domenico prima di lui e poi da altri illustri autori, lungo l'esperienza di diversi secoli. Si è sempre notato, infatti, che coloro che portano il segno della riprovazione, come tutti gli eretici, gli empi, gli orgogliosi, i mondani, odiano e disprezzano l'Ave Maria e il Rosario. Quindi lì si capisce veramente questo segno di predestinazione, no? Chi ama il Rosario, chi lo recita, chi entra proprio nella parola, nell'Ave Maria, è una persona che ama, è uno dei figli eletti, gli eretici, i protestanti, coloro che veramente si sono messi contro la dottrina della Chiesa, eccetera, ridicolizzano questo metodo di preghiera e si allontanano. E questo ovviamente il diavolo ci gioca alla grande, no? Quindi è San Luigi che lo dice, non io, e dice: gli eretici accettano ancora e recitano il Padre nostro, ma non l'Ave Maria né il Rosario. Eppure pensate che, come vi ho detto ieri, l'Ave Maria non è altro che
la proclamazione della parola come il Padre nostro. È Gesù che l'ha detto nel Vangelo e ci ha spiegato come pregare attraverso il Padre nostro. Ma l'Ave Maria non è altro che due momenti del Vangelo, l'Annunciazione e la Visitazione nella prima parte. I Certosini, per esempio, voi sapete, c'è tutta un lungo modo perché si è arrivati poi al Santo Rosario nella modalità in cui noi lo facciamo. È bellissimo anche il libro proprio di San Luigi Grignion de Montfort, Il meraviglioso segreto del Santo Rosario, che vi invito proprio a leggerlo, a meditarlo, perché dà tante ispirazioni che tante volte ci vogliono, no? Perché ci stanchiamo anche nel cammino quando ci sono tutte le preoccupazioni, ci sono le cose della vita che ci appesantiscono. E tante volte anche la preghiera diventa difficile. E allora abbiamo bisogno di essere ispirati, no? Da parte dei santi. E quindi è sempre bello avere questa ispirazione. Ma vi dicevo che all'inizio veniva fatta anche soltanto la prima parte dell'Ave Maria, quindi soltanto con la proclamazione dell'Annunciazione e Visitazione. Solo in seguito è stato messo la seconda parte, che è più un atto devozionale da parte di chi appunto recita il rosario. Dice così: aborriscono, porterebbero addosso più volentieri una serpe che una corona del rosario. Questi sono gli eretici, dice San Luigi. Così gli orgogliosi, pur essendo cattolici, ma avendo le stesse inclinazioni di Lucifero, loro padre, disprezzano l'Ave Maria o sono indifferenti, considerando il rosario come una devozione da donnette, buona sola per gli ignoranti o per quelli che non sanno leggere. Al contrario, invece, si è visto per esperienza che quelli che portano grandi segni di predestinazione amano, gustano, recitano con gioia l'Ave Maria, e più essi sono di Dio, più amano questa preghiera. Ricordatelo, più essi sono di Dio, più amano questa preghiera. Quanto è vero! E più tu lo fai, più lo vuoi fare, meno ti stancherai. E come altre volte vi ho detto, no? Quando noi amiamo una persona ci piace dirglielo e la persona non si stanca di sentirselo dire. E noi non ci stanchiamo di sentirci dire che siamo amati, no? Perché lo dici? Non è una cosa noiosa dire alla persona che ami che la ami. È tu che ti senti dire quanto sei amato, ti piace, ti riempie il cuore. Così è per Dio, no? Noi ripetiamo questa preghiera e gli stiamo sempre dicendo attraverso questa preghiera quanto lo amiamo. Quindi è un qualcosa che ci riempie anche a noi il cuore, perché sappiamo che stiamo amando Dio attraverso la preghiera. E dice ancora ciò che la Santa Vergine disse anche al Beato Alano, appunto nelle parole sopra. Dice: io non so come e perché questo succeda, ma so che è vero. Eppure non ho miglior segreto per conoscere se una persona è di Dio che quello di verificare se ama dire l'Ave Maria e il Rosario. Quindi, se voi volete vedere se una persona è innamorata del Signore, chiedete: tu reciti l'Ave Maria, reciti il Rosario e senti. Molte persone non lo fanno, ma anche perché non sono educate a questo, non c'è la conoscenza, quindi noi siamo anche testimonianza in questo. Dico, se ama recitarla, perché può succedere che un'anima sia nell'impossibilità naturale o soprannaturale di farlo, ma la ama sempre, la ispira agli altri. O anime predestinate, schiave di Gesù in Maria, sappiate che dopo il Padre Nostro la preghiera più bella di tutte è l'Ave Maria. È il complimento più perfetto che voi possiate rivolgere a Maria, poiché è quello che l'Altissimo le rivolse per mezzo di un arcangelo per conquistarne il cuore, e fu così efficace sul cuore di lei a causa dei segreti incanti di cui è pieno, che Maria diede il proprio consenso all'incarnazione del Verbo nonostante la sua profonda umiltà. Ed è con questo complimento, se detto come si deve, che voi pure conquisterete il suo cuore infallibilmente. È veramente speciale quello che ci sta dicendo, quindi ci sta proprio invitando a fare bene questa pratica. L'Ave Maria recitata bene, con attenzione, devozione e semplicità, al dire dei santi, è il nemico del demonio, che mette in fuga, è il martello che lo schiaccia, è la santificazione dell'anima,
la gioia degli angeli, la melodia dei predestinati, il cantico del Nuovo Testamento, la gioia di Maria, la gloria della Santissima Trinità. L'Ave Maria è una celeste rugiada che rende feconda l'anima, è un bacio casto e amoroso che viene dato a Maria, è una rosa rossa che le viene presentata, una preziosa perla che le viene offerta. È una coppa di ambrosia e di nettare e di vino che le si porge. Sono tutte immagini usate dai santi. Quindi vi prego, dice San Luigi, per l'amore che vi porto in Gesù e Maria, non vi basti recitare la piccola corona della Santa Vergine che abbiamo già visto, no? I 12 Ave Maria insieme con il Credo, insieme con il Pater e i 4 Gloria al Padre. Ma dite il rosario ogni giorno, anche intero, se ne avete il tempo. Nell'ora della vostra morte, voi benedirete il giorno e l'ora in cui mi avete creduto. E dopo aver seminato nelle benedizioni di Gesù e Maria, raccoglierete benedizioni eterne in cielo. Chi semina con larghezza raccoglierà. Ascoltiamo proprio questo incoraggiamento, questa esortazione che ci fa San Luigi. Lo fa per il nostro bene, lo fa perché sa quello che sta dicendo. Quindi siamo tutti veramente chiamati a pregare, a farlo con amore, a farlo con gioia e anche quando, e soprattutto quando ci viene difficile, noi comunque prendiamo la corona in mano, ricordiamo che questa è un'arma che sconfigge le forze del male. Quindi fate del vostro meglio. Io dico anche tante volte alle persone che sono molto impegnate, chi è che non è impegnato? Eppure si può sempre trovare la modalità per poter pregare il rosario, anche dividendo, se necessario, le decine nel corso della giornata. E poi alla fine della giornata, contemplando quei misteri, ti accorgi che hai fatto non una, ma ne hai fatto anche di più di rosari. E questo ti aiuta proprio a portare la tua attenzione alla vita di Gesù, alla vita di Maria, perché nella recita di ogni decina c'è la contemplazione di un mistero che noi facciamo nostro e che permettiamo proprio che venga a farsi carne dentro di noi. Allora, in questa conoscenza di Gesù, il compito che avete oggi è quello di prendere ancora il Vangelo, di prendere un brano molto bello che viene da Giovanni, è sempre Giovanni. In questa settimana stiamo proprio approfondendo il Vangelo di Giovanni, no? Prendete il capitolo 5 e la guarigione del paralitico. Ascoltiamo proprio quelle parole del Signore. Tu vuoi guarire? Perché non è una domanda scontata. Dici certo che voglio guarire, ma ci vuole veramente un atto di volontà per guarire. La guarigione che il Signore ci vuole dare è quella dell'anima. E allora, mettendoci con questa fiducia nel grembo di Maria, noi vedremo veramente delle grazie immense e che sono grazie di salvezza, non solo per noi, ma per tutti i nostri fratelli. Allora, con coraggio, ecco, in questo penultimo giorno cerchiamo di vivere ancora una volta la parola, di immergerci più nel rosario, di fare più corone possibile in questa giornata di preparazione. Siate pronti a essere combattuti naturalmente dagli altri che non hanno il piacere di sentirvi o vedervi pregare, ma voi andate fino in fondo, lasciate proprio che lo Spirito Santo vi ispiri, pronti proprio a fare questa consacrazione con il cuore gonfio di gratitudine e di gioia. Così adesso, come sempre, ci portiamo ai piedi di Gesù Eucaristia. Vi ricordo le preghiere da fare quest'oggi. Insieme ai misteri del giorno ci sono le litanie allo Spirito Santo, le litanie a Maria, le litanie al nome di Gesù, l'Ave Maristella, la preghiera di Sant'Agostino che sempre trovate nel punto 67 del Trattato della Vera Devozione e le altre preghiere che stiamo appunto facendo insieme. Allora vi aspetto con gioia domani nel nostro ultimo giorno, poi faremo anche un piccolo extra per il 31 di maggio perché spiegheremo anche la preghiera. Allora vi ringrazio di questo tempo che passiamo insieme, che è sempre una grande grazia, e vi aspetto tra breve qui insieme uniti ai piedi di Gesù Eucaristia con Maria in Maria. Sia lodato Gesù Cristo.